molto importante per il Partito Democratico e per tutta la politica abruzzese. C'è stata la commemorazione funebre di Nevio Felicetti, per la cui scomparsa avevamo anche pensato di rinviare questa iniziativa, ma poi abbiamo pensato che lui stesso non l'avrebbe voluta rinviare, perché non era un uomo di forma, ma un uomo di sostanza. La sostanza della politica che lui ha portato con sé e che il suo esempio ha portato anche fino a noi, fino alle generazioni ultime che si affacciano alla politica. Per questo abbiamo deciso di mantenere l'iniziativa, perché questa è la terza iniziativa che ha a che fare con la sostanza politica. Il coordinamento provinciale del Partito Democratico ha voluto essere molto presente in questi mesi a Montesilvano proprio per questo motivo, perché riteniamo che il PD che governa l'Italia, l'Abruzzo, le città più importanti, debba essere in grado di fornire una proposta politica, ma soprattutto una visione, un progetto che non punta a vincere le elezioni, che pure vogliamo vincere, ma che punta a governare le città, a governare i cambiamenti, a governare la regione e l'Italia. Noi pensiamo che anche a Montesilvano il PD tornerà a governare. Noi riteniamo che il PD debba però, per arrivare a quel momento, costruire una proposta politica seria, chiara, scevra da qualsiasi tentazione di vincere solamente le elezioni e di mettere insieme cose che insieme non stanno e che poi, con le quali poi non si governa veramente il processo di cambiamento. Fare opposizione per noi, per esempio, al comune di Montesilvano non significa solo sbraitare, urlare. Il nostro obiettivo politico è affermare idee forti e pensieri lunghi. Insomma, vogliamo contrapporre una progettualità del PD a quella che attualmente guida questa città. Siamo convinti che l'alternativa non si costruisce organizzando per esempio una raccolta di firme per sottoscrivere le dimissioni del Consiglio Comunale. Noi non siamo quel progetto, noi siamo un progetto che punta a costruire a Montesilvano, come nel resto d'Italia, ad alzare l'asticella della discussione, ad essere architrave di un progetto di governo, un architrave solido, un PD che sulla scorta di ampie condivisioni, plurali partecipazioni, assume il cambiamento e l'innovazione come cifra della propria coalizione. Un PD che sappia certo mettere insieme tutti, ma che abbia la forza, l'orgoglio e la responsabilità politica di saper dire anche qualche no. No alla conservazione, no alla riedizione, no al trasformismo, no al vincere e poi ci si pensa. Noi qui oggi, insieme alle altre iniziative che abbiamo fatto e quello che faremo nei prossimi mesi, stiamo costruendo un'alternativa di progetto. Oggi noi qui parliamo di turismo, come vedete per la terza volta mettiamo una domanda nel nostro manifesto. È una città turistica, Montesilvano è una città sul mare, c'è una bella differenza. E noi oggi qui, grazie all'intervento di professionisti del settore, cercheremo di tracciare che tipo di turismo possiamo costruire a Montesilvano in raccordo, in rete con altri enti e con altri livelli di governo. Noi non possiamo più pensare da periferia, soprattutto a Montesilvano. Noi dobbiamo guardare avanti e inserire Montesilvano in una rete di crescita e di economia sostenibile. Noi non possiamo più pensare che valorizzare il turismo sia abbellire qualche giardino di qualche albergo. Non possiamo pensare a mettere terze laddove può servire per una stagione balneare. Noi dobbiamo guardare da qui a 10 anni, e lo abbiamo detto in tutte le iniziative che abbiamo fatto. Per esempio la Stella Maris, abbiamo detto tante volte, anche nell'ultimo appuntamento, è venuta fuori una proposta di come valorizzare quella. Pensiamo se un privato avesse
come proprietà la stella Maris, se la lascerebbe così per anni, per abbandonata, senza poterne trarre nessun giovamento né economico né di immagine, e così mettere in rete. Per questo oggi c'è anche, lo saluto, il presidente della Saga Nicola Mattoscio, perché dobbiamo mettere in rete Montesilvano, il Palacongressi, con il porto, l'aeroporto, creare delle reti di eccellenza che portino Montesilvano ad essere protagonista non del turismo locale, non essere una spiaggia della provincia di Pescara, ma ad essere un punto di rilancio dell'economia e del turismo, di un'economia e di un turismo sostenibile e propositivo all'interno della regione e del paese. Quindi io non voglio entrare nei particolari perché non ho le competenze tecniche per dire come dobbiamo fare. Noi vogliamo ascoltare voi, vogliamo ascoltare gli operatori e gli esperti, ed è per questo che questo tavolo di oggi non finisce qui. Io ho intenzione di costruire un tavolo di progetto sul turismo che veda gli attori di oggi protagonisti, veda aggiungersi ad essi altri protagonisti, altri relatori, altre persone che possono dare un contributo. E quindi mi fermo qui perché non voglio rubare tempo agli altri. Devo dire che anche tutti gli onorevoli che ho invitato del Partito Democratico sono qui oggi principalmente come me per ascoltare da dove dobbiamo partire. Non siamo qui per parlare noi, siamo qui per ascoltare persone che hanno competenze, capacità e che ci possono dire veramente qual è il futuro di questa città anche in questo settore, così come abbiamo fatto negli altri settori. Io voglio ringraziare il circolo del PD di Montesilvano, voglio ringraziare coloro che mi hanno aiutato in queste settimane a organizzare tutte queste iniziative: Rocco Tortora, Antonio Liberartino, Marco Savini, Angelo Bucci, Mirko Secone e tanti altri. Voglio ringraziare i relatori di qualità che hanno accettato il nostro invito, e lascio la parola a Romina Di Costanzo, che farà, il segretario del circolo del PD di Montesilvano, che farà da moderatrice e introdurrà gli interventi degli illustri relatori. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio in particolar modo la segretaria provinciale Francesca Cipollini. Come sapete, questa è un'iniziativa avviata dal coordinamento provinciale qui a Montesilvano su un tema che tra l'altro sposa anche l'esigenza del circolo cittadino di Montesilvano di ragionare su un tema cruciale per la città. Tant'è che diverse insomma, iniziative abbiamo anche avviato di interlocuzioni per ragionare su un rilancio, anzi su un lancio turistico per la città di Montesilvano. E anche, diciamo, la domanda giusta di questa dicotomia tra città sulla costa, che quindi si connota solo per la sua collocazione geografica, rispetto a città turistica e quindi nella sua accezione di turismo a 360 gradi, il turismo che può essere non solo balneare, non gastronomico, sportivo, se pensiamo al ciclo pedonale, insomma uno delle ultime turismo di nicchia nell'ambito del slow tourism. E quindi in questo contesto avevamo tra l'altro avviato una delle ultime iniziative fatte l'estate scorsa con amministratori al quale è partecipato anche il sindaco Francesco Maragno, ed era relativo a avviare delle strategie che puntassero nel caso della blue economy, e quindi ragionare insieme ad amministratori e portatori di interesse su quelle che potevano essere delle progettualità avviate su larga scala anche in funzione delle specificità dei singoli territori per quello che attiene al cluster del mare. Però da allora adesso purtroppo, diciamo, sono state fatte ben poche cose. Mi rendo conto che quindi tra l'altro per parlare di turismo è fondamentale anche la salvaguardia ambientale, e proprio in questo contesto, diciamo, una delle nostre idee di battaglia era anche quella di salvaguardare quelle che sono le matrici ambientali del territorio, altrimenti è impensabile puntare a valorizzare insomma il turismo sul territorio laddove le matrici sono fortemente compromesse. E quindi uno diciamo degli obiettivi anche nella nostra piattaforma programmatica come circolo cittadino era avviare il contratto di fiume, insomma anche soddisfatti che effettivamente abbia avuto anche un seguito in questo contesto, e spero che siano messe in atto adesso delle giuste progettualità
che quindi in funzione delle specificità dei singoli luoghi del bacino territoriale del Fino Tavo Saline si possono avviare, perché è fortemente triste anche la notizia, insomma, di stamane del fiume altamente compromesso, quindi neppure utilizzabile ad usi irrigui, e quindi è impensabile parlare di turismo, di balneazione in un contesto di questo tipo. Quindi è fondamentale la riqualificazione, diciamo, dei luoghi. Tra l'altro anche un altro degli aspetti proprio nella piattaforma programmatica del partito a livello cittadino, progetto devo dire ambizioso, ma che ponevamo in un contesto di medio e lungo termine, era l'ottenimento della bandiera blu. Mi rendo conto che quindi era un orizzonte temporale lungo, ma che comunque introduceva, come dire, un cambio di vedute e di attivazione di politiche sul territorio che sicuramente non erano funzionali da una parte, diciamo, alla salvaguardia ambientale, ma all'altra attivare dei servizi che erano sicuramente funzionali non solo per quanto riguarda, come dire, il funzionamento del depuratore, quindi abbiamo più volte sollecitato l'attivazione anche del sistema terziario per il depuratore, ma la massimizzazione della differenziata, per la quale quindi già è stato avviato un ragionamento 2 settimane fa con un'altra iniziativa, anche alla luce della riforma regionale in atto che introduce l'unico ambito territoriale ottimale, e quindi puntare diciamo a una valorizzazione di quelle che sono diciamo le tipicità del luogo, ma soprattutto al miglioramento della qualità di vita in primis del cittadino e quindi di conseguenza del turista, perché è impensabile puntare alla valorizzazione, diciamo, la città non può essere attrattiva al turista laddove non garantisce neppure un livello minimo di qualità di vita accettabile per i cittadini. Pertanto quindi l'obiettivo di questo ragionamento dicotomico tra città turistica e sul mare è proprio quello, e quindi i relatori, tra l'altro ecco Francesca ha invitato, che sono sicuramente, diciamo, altamente competenti, che quindi qualificano questo tavolo, ci aiuteranno a riflettere su quelle che possono essere meglio anche le strategie, in maniera da mettere in atto un sistema turistico integrato che punti quindi alla qualità dei servizi anche innovativi per il territorio. Io vorrei dare la parola al professor Paolini, che quindi sappiamo, tra l'altro, diciamo, ha ricoperto anche ruoli, a parte essere, insomma, docente di marketing turistico all'Università di Teramo, ha sempre ricoperto ruoli sia nell'ambito regionale come assessore alla regione, nonché vice presidente della giunta regionale, nonché insomma storicamente in tantissimi contesti, in PTR, adesso non lungo in questo contesto, però mi rendo conto che insomma è sicuramente competente della materia e ci aiuterà in merito. Pensavo di non essere il primo, ma non ho nessun problema, c'è nessun problema. Va benissimo. In 5 minuti, 6 minuti, veramente non si può pensare di fare un ragionamento compiuto, e poi ci sono molte persone che devono parlare con competenze diverse, quindi sarebbe anche irriguardoso. Città di mare si è intanto e città turistica si diventa. E questa è la risposta, molto semplice. Il mare ci sta, c'è già. La città turistica è da fare, è stata fatta negli anni 70 e 80 a Montesilvano, oggi in crisi sicuramente, un modello turistico in crisi, ma non è solo Montesilvano, è tutta la riviera abruzzese che è in crisi. Direi la riviera adriatica, se vogliamo spingerci un po' più lontano, compresa Rimini. Il problema è che il turismo in Italia, da noi, funziona un po' come il pallone. Si va al bar e tutti sono allenatori dell'Italia. Pensano tutti di poter parlare di un argomento come se potessero fare la formazione. Invece il turismo, e qua vedo i miei amici imprenditori di Montesilvano, Ottavio, Cristiano, balneatori, albergatori, è un'industria, è un posto nel quale si fanno dei prodotti, si costruisce un reddito, c'è un mercato e poi c'è un ragionamento di marketing e di immagine insieme. E essendo un discorso di imprese, di economia, di persone in carne ed ossa che fanno impresa, piccole, medie e grandi, ha bisogno di un ragionamento serio avvenuto su cosa si produce. E cioè quali sono i prodotti turistici di un territorio identificato oggi nel lungomare di Montesilvano, nella città di Montesilvano. I prodotti sono sempre stati due: il prodotto mare famiglia, che ha funzionato a fasce alterne in decenni con grandi successi, con migliaia di case in affitto, con costruttori che hanno fatto la loro fortuna sulle seconde case oltre che sulle prime case,
e poi un mare che è stato molto tralasciato negli ultimi 10 anni, che io definisco un prodotto che tra di noi si definisce mare giovane, divertimento. Pochi si ricordano che la movida dei giovani sul mare hanno aperto, è nata a Pescara a Nord e a Montesilvano, e che Rimini ha dovuto allora, negli anni 80 e 90, riprodurre quel modello trasferendo le discoteche fuori e mettendo sul mare, sulla spiaggia, cioè rovesciando un modello che loro avevano e che funzionava benissimo. Ce lo siamo inventati noi, non io, noi, quelli di Montesilvano, i balneatori, le persone per bene che hanno lavorato sul campo sempre e che si sono fatti viaggiare ciò. Questi due prodotti oggi sono in crisi. Non è che non funzionano, non è che gli alberghi non si riempiono, perché poi gli albergatori sono bravi, stanno su internet, sono Booking, Expedia, fanno quello che devono fare, ma è la somma di tante bravure che non produce un prodotto turistico, non produce un mercato, non produce una visibilità e l'identificabilità. Allora, le cose sono molto semplici. Intanto smettiamola di essere quelli che vengono qua e dicono che l'Abruzzo è bello, è la più bella regione d'Italia, ci abbiamo tutto e non capiamo perché non vengono i turisti. Perché io che giro l'Italia e pure il mondo in questi anni, posso dire che dicono questa cosa tutti dappertutto. E poi quando porti tuo figlio alla scuola, è sempre più bravo che tuo figlio. È sempre lui, è sempre l'amico, la colpa è sempre dell'amico. E facciamo ridere il mondo. Quindi smettiamo di andare in giro dicendo che l'Abruzzo è la regione più bella, ci abbiamo tutto e non capiamo perché i turisti, perché ce lo spiegano loro non venendo. Non venendo ci spiegano perché non è così, se no verrebbero. Quindi smettiamolo con questo ritornello. Il problema dell'Abruzzo, per esempio dei parchi, che sta qui dietro e che tutti dicono che bisogna andarci dal mare, basterebbe andare a parlare 5 minuti con Silvio Maresca, con Blu Serena, e farsi spiegare che quelli, nella logica del villaggio dei grandi alberghi, i turisti li fanno prigionieri e devono lasciare tutti i soldi dentro la loro struttura, e se li portano fuori dalla loro struttura, li portano fuori loro, dove dicono loro, e con le royalty e la franchising che dicono loro. No, con le chiacchiere, non è che la gente va all'albergo, paga l'albergo e poi va girando per i parchi per conto suo come se fosse una specie di freestyle che i turisti applicano alla visione alberghiera. Chi cattura i propri clienti in albergo? Se li accarezza, se li coccola, se li tiene, lo sanno bene gli albergatori che significa. Non è che li mettono a giro e li mandano in giro a fare un po' di shopping casualmente ovunque. Allora il problema è il sistema. Sono contento che c'è il sindaco di Montesilvano, perché lui rappresenta la comunità. Oltre agli imprenditori che hanno il grande problema di non stare insieme, e questa è l'unica critica che gli faccio, e concluderò su questo fra un minuto, il secondo protagonista è il pubblico, cioè il comune, e il terzo è la regione, che è pure pubblico, ma è più importante perché ha il potere esclusivo sul turismo, ancora, fino alla riforma del titolo 5. La regione è quella che ha l'esclusività della gestione del turismo. Franceschini, il nostro ministro, è un ministro per modo di dire, è un ministro senza portafoglio. Infatti si chiama ministro per il turismo, non del turismo, perché non ha potere esecutivo sul turismo. Tant'è vero che si occupa molto di Pompei e dei beni culturali e pochissimo della riviera adriatica che casca a pezzi, o della riviera tirrenica che è in profonda crisi, o delle Alpi che se non ci avessero regioni come il Trentino sarebbero surclassate e distrutte dall'offerta austriaca, svizzera e francese, come abbiamo avuto modo di vedere la settimana scorsa a Trento. Quindi si tratta di mettere insieme queste tre gambe, regione, comune e imprese. E dico umilmente, c'è qui il mio collega di Ministero Urbino, qualche esperto, qualche manager, che non sia manager perché lo dice lui, ma perché lo dice il curriculum che c'è alle spalle, i progetti fatti e i risultati ottenuti. E questo è importante. Due idee per Montesilvano. Montano non ha raccomandato altro e quindi taglio corto. La prima, Montesilvano è una città moderna, non si scappa né dal brutto né dal bello delle città moderne, né dai grattacieli brutti, né dai palazzi brutti sulla riviera, nemmeno da quelli belli, dalle ville, questi siamo. Allora la prima cosa è il restyling di quella riviera. Dal Warner alle Naiadi bisogna dare un volto a questa città, qualcuno ce l'aveva provato, qualche amministrazione ce l'aveva provato negli anni scorsi, qui c'è Renzo che ne sa qualcosa. Non è gratis, non è stupido, le palme, non è, diceva le palme, non le palme, è una riviera. È una facciata sul mare? Guardiamo a Miami, certo non possiamo guardare le ville ottocentesche o novecentesche di Rimini, prendiamo Miami. Avevamo cominciato un lavoro con un gioiellaggio con Miami, forse un po' arrogante, un po' presuntuoso, ma il modello è quello, un grande restyling del lungomare, investimenti pubblici e privati, mettere insieme i costruttori e non ributtare a uno a uno i palazzi come si fa nelle case di campagna, ognuno col colore che viene in mente la mattina, ma fare un restyling, un prodotto che quando uno andrà a piedi con la bicicletta su 4 km di lungomare si ricorderà di un posto, perché vedrà quel posto, Montesilvano, non di tanti palazzi, alcuni brutti, altri meno brutti, ma tutti nella libertà.
Non è questo il problema è lasciare un impresso, un marchio, un brand, se volete. Restare in rinnovare. C'è qui un professore di ecologia, natura e palazzi. Si attutisce quel corpo mettendo piante, alberi, valorizzando la pineta, cioè facendo emergere i beni culturali, il fiume, il parco fluviale, e si fa questo binomio, questo equilibrio. Secondo, i prodotti turistici. Se ci crediamo, oltre al mare famiglia, bisogna rilanciare il discorso del gioia e del divertimento. Gallipoli e il Salento stanno diventando ricche. Hanno il problema opposto a noi. Hanno una domanda che supera l'offerta. Cioè più gente di quanto ne possono contenere. Riprendiamolo in considerazione. Valorizziamo i nostri balneatori, parliamoci. I nostri albergatori e troviamo il sistema di equilibrio. Terzo. Siamo una città moderna. Siete una città moderna, ci vivono più di 10 anni. Siete un cittadino acquisito. Allora facciamo un lungomare in Monte Silvano 2.0. Tutta l'innovazione che sia altamente tecnologica, che sia dai pannelli dove devono stare solari, all'energia, all'uso dell'acqua calda, alla parte telecomandata, al wifi, non sulla spiaggia, Giancarlo, come ha fatto il predecessore di questa giunta, che ha messo il wifi gratis sul mare, d'estate, dove arrivavano tutti con gli smartphone che non ce l'hanno e quindi non è servito a niente, per poi invece magari d'inverno lasciarla abbandonata la spiaggia con un mondezzaio gigantesco dove va chiunque a fare qualsiasi cosa. Non è quella la modernità. La modernità è un sistema 2.0 dove funzionano le comunicazioni, funziona tutto, e cioè dove uno che arriva su quel lungomare si rende conto di che cos'è la modernità. Monte Silvano lo può fare, l'ha fatto negli anni 70-80 all'inizio. Infine, un'ultima cosa che volevo dire, che mi sembra importante, riguarda la Stella Maris. La Stella Maris è un monumento alla insipienza degli enti pubblici abruzzesi, è il fallimento del pubblico, quello è il fallimento del pubblico. Io ho avuto la sfortuna, lo dico, non so se fanno autocritica o no, io ho firmato la delibera con cui quella proprietà della regione è stata concessa in comodato gratuito per 100 anni alla provincia di Pescara. Mi fu chiesto dagli enti locali, di cui noi eravamo per, siccome eravamo di sinistra del Partito Democratico, lo siamo ancora, ci dovevamo fidare per forza. Questo è il risultato. Parliamo del 2007, siamo nel 2015, è cascata a pezzi, con altri soldi pubblici spesi sopra. Ci vuole coraggio. Io ho un progetto con due possibilità, ci sto lavorando con le fusili, non lo decidiamo qua oggi. Propongo a questa assemblea di formare un gruppo di lavoro, imprenditori, politici, gente di buona volontà, e di metterci le mani. Io offrirò un'idea con due facce, una molto dura, hard, una meno hard e molto creativa. Non le anticipo qua perché siccome ci stanno di mezzo imprenditori e cose serie, non intendo bruciarla e buttarla in un'assemblea, voglio discuterne con la gente su cui torneremo in un convegno e la presenteremo. Se Monte Silvano, la sua classe dirigente imprenditoriale prima di tutto, quella politica, quella istituzionale, ha intenzione di metterci le mani, le possibilità ci sono, secondo me, e si può fare sia innovazione di sistema che innovazione di prodotto, per dirla come la direi quando parliamo con gli universitari. Un'ultima cosa, approfitto di Giancarlo, non vedo Luciano, il turismo è prima di tutto internazionalizzazione. Non c'è nessuna destinazione turistica dove non ci stanno gli stranieri. Dove non ci stanno gli stranieri c'è fare cassa, lo sanno bene gli albergatori. Se ci stanno gli stranieri c'è un modello turistico. Questo significa che ci vuole una società di marketing regionale. Non si può chiudere l'APT senza riformarla, lasciare aperte tutte le altre società regionali e non avere qualcuno che parla per te all'estero e che racconta di te. Secondo, ci vogliono gli strumenti. C'è qui Nicola, ne parlerà lui. Ma quando noi andavamo nel 99 a Tony Ryan, con Coatiti, che allora è il presidente della saga, e Stromei, a Tony Ryan, e gli dicevo che esisteva un posto che si chiamava Pescara, che c'era un aeroporto, e trovavamo fuori la porta quelli di Ancona, lui mi disse che l'Abruzzo non sapeva manco dove stava. Tony Ryan, perché Ryanair si chiama così perché era sua, e O'Leary era il suo direttore commerciale, l'amministratore, e Bridget, che è la direttrice commerciale, era la sua segretaria. Questo per dire come si fanno le carriere a Dublino, senza politica e senza parenti. Allora, quella roba lì è decisiva, e noi siamo già nella serie B degli aeroporti. Inutile nasconderlo, inutile fare finta che non è vero. Siamo negli aeroporti regionali, dovremmo essere negli aeroporti internazionali. E dica a Nicola che se levano la dogana, come qualcuno ha detto, per ridurre le forze di polizia in Abruzzo, l'aeroporto di Pescara rischia molto. Grazie. Grazie. Avrà proprio questo focus, abbiamo detto all'inizio, quindi Enrico è inserito d'ufficio in questo gruppo.
Grazie Enrico e soprattutto la sua testimonianza con la sua esperienza nel settore, quindi si deduce che è necessario soprattutto un approccio integrato tra le diverse istituzioni e anche tra i portatori di interesse della collettività. Do io adesso la parola al professor Montoscio, perché se si parla di turismo sicuramente diciamo, il turismo ha associato anche l'idea di viaggio e come di navigazione più univoca, sicuramente la destinazione delle mete turistiche vengono scelte anche in funzione della capacità di collegamento a quel posto. E quindi volevo capire quali sono le strategie da mettere in campo per una valorizzazione del turismo sul territorio. Posso dire? Cambiamento di postazione dovuto alla lunghezza del filo, a ambizioni dubitabili. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io amo essere molto rigoroso con riferimento alle modeste responsabilità che di volta in volta ho potuto ricoprire e che quindi mi sono stato affidato in questo momento. Per cui, come diceva Einaudi, conoscere per decidere, ma nel caso anche conoscere bene, anche per parlare di quello di cui si è stati investiti con qualche responsabilità. Mi riferisco subito all'aeroporto, sul tema che è complicatissimo, è davvero a ragione Enrico, molto più grave di quanto nella consapevolezza diffusa, non di parte, nella consapevolezza ampiamente diffusa finora è stato avvertito. Però su questi argomenti mi riserverò di dare le informazioni giuste, nel modo giusto, tenendo conto insieme ai problemi anche di alcune ipotesi per venire fuori con realismo e con credibilità. Naturalmente poi nel merito di ciò che può significare una importante infrastruttura strategica come l'esistenza del nostro aeroporto, qualche cenno lo farò e avrò il dovere di farlo necessariamente. In parte è stato già detto, ma è evidente che quando parliamo di turismo in questa regione, che di per sé è già una regione piccola, non si può non assumere la condivisione di un modello unitario di tipo regionale, che si potrebbe semplificare anche in qualche slogan, per esempio si potrebbe dire destinazione Abruzzo, anche qui non si inventa nulla, non nulla che forse non sia già stato pensato o rappresentato, però poi bisogna farne declinazione vera di un modello di sviluppo economico nel settore turistico. Destinazione Abruzzo dovrebbe avere le maggiori declinazioni dei due comparti fondamentali che qualificano il nostro turismo. Turismo maggiore e turismo minore. Il turismo maggiore sappiamo che è fatto di due rampe, mare e montagna nell'accezione invernale, perché questo ci dicono i numeri. E il Montesilvano ovviamente è nella gamba, soprattutto nella gamba, da riferirsi al turismo del mare. Allora, quali sono i dati non essenziali che ci obbligano a riflettere su un modello unico regionale? Intanto partirei dal saldo del bilancio dalla spesa turistica totale nella regione, che per fortuna è un saldo significativamente positivo in media degli ultimi anni, salvo c'è una caduta che ampiamente comprensibile del 2010, abbiamo un saldo positivo della spesa turistica di circa 600 milioni. Ma se andiamo a indagare la composizione della spesa turistica effettuata in Abruzzo, quindi non il saldo, ma il volume della spesa realizzata nella nostra regione, notiamo che la incidenza della spesa degli stranieri nella regione è di appena il 10%. Addirittura il grosso della spesa è fatta dagli italiani non abruzzesi,
pari al 52%, la differenza del 37-38% è fatto dai turisti residenti, diciamo così. E questo immediatamente qualifica il nostro turismo per essere un turismo principalmente di corto raggio. E naturalmente mi spiego solo, subito cominciano ad essere tante carenze nelle infrastrutture, ma carenze evidentemente nel sostenere e nel far crescere una politica turistica ampia di livello internazionale, come già è stato ricordato, perché o è così o sarà così, o diciamo un futuro vero, credibile, incisivo del ruolo del turismo nella nostra regione tarderebbe a affermarsi. Un altro indicatore che vorrei ricordare è il grado di attrattività turistica della nostra regione, che semplifico nell'attenzione al rapporto tra la spesa turistica dei non abruzzesi con la spesa turistica degli abruzzesi. E qui noi abbiamo un indicatore che è drammatico, insomma. Questo quoziente è pari a 1.7, l'ultimo noto che è stato possibile calcolare, addirittura un decremento rispetto agli anni precedenti. Per far capire di che cosa parliamo, vi cito il dato, ovviamente, che quando del Trentino, che è stato già detto, che è quasi pari a 10, 9 e mezzo circa, della Liguria pari a 9, e non parlo di piccole regioni che naturalmente dove questo dato esplode, abbiamo la Valle d'Aosta per le loro ridotte dimensioni, per cui è chiaro che la spesa di non residenti esplode, come la Valle d'Aosta o l'Umbria, dove stiamo addirittura a 36-40 come risultato della frazione. La regione Abruzzo per questo indicatore è agli ultimissimi posti tra tutte le regioni italiane, e anche questo è un risvolto della sua scarsa integrazione sui mercati veri del prodotto turistico, mercato nazionale e mercato internazionale. La spesa turistica solo degli stranieri nella nostra regione, anche un dato stimato, è di poco più di 200 milioni. Siccome c'è una tecnica di stima, in questo caso i dati non sono quelli Istat, per qualche addetto al lavoro dico subito, sono dati della Banca d'Italia, che osserva una tecnicalità diversa da quella di Istat, per cui i rilievi vengono fatti nei punti di confine o nei porti degli aeroporti, quindi nei punti doganali. È evidente che la nostra regione esplode Pescara in virtù sia del porto che dell'aeroporto, ma è chiaro che negli ultimi anni in virtù esclusivamente dell'aeroporto, per cui dei 205 milioni virtualmente si attribuirebbe alla provincia di Pescara quasi la metà di questa spesa. Di fatto non è così, ribadisco, perché è un dato di rilevazione amministrativa, è chiaro che chi approda l'aeroporto di Pescara poi ha un bacino di riferimento, si disperde, diciamo così, tra virgolette, in un territorio molto più ampio e significativo, che non è certamente la limitata circoscrizione della provincia di Pescara. Siccome i pernottamenti degli stranieri coincidono solo per il 10% del mercato dei pernottamenti, che cosa se ne desume? Che sui circa 330-140 mila pernottamenti di stranieri si stima che la spesa media giornaliera di questi stranieri che pernottano è di circa 58 euro. Questo ci fa anche qui, ci stima un intervallo di aggiustamento potenziale, di crescita se si vuole, enorme e significativo, molto significativo, perché la media nazionale è di quasi 100 euro, quindi la metà, parliamo della metà. Come si spiegherebbe questa differenza così drastica? E con tante cose, sulla tipologia dell'accoglienza che facciamo, perché poi andiamo a vedere che prevalentemente i pernottamenti di stranieri nella nostra regione sono da riferirsi non alle strutture alberghiere, ma alle famiglie o amici che accolgono, o a quel nuovo mercato che si
vista, però cioè le cosiddette abitazioni private, in parte addirittura cominciano a essere di proprietà degli stranieri. E quindi, come dire, c'è una parte ampia di mercato turistico in capo alla presenza di stranieri che non è ufficiale, diciamo così, tra virgolette, è molto sommerso, e descrive, individua subito anche un buco nell'attività di accoglienza che va segnalato relativamente alle scelte che si dovrebbero fare nei prossimi mesi e anni. Do altri due numeri, poi vado un po' ai contenuti. Il totale della spesa turistica dei cittadini abruzzesi all'estero è di oltre 400 milioni, una media che va tra i 410 e i 420 milioni negli ultimi tre anni. Se quindi calcoliamo lo sbilancio, se fossimo uno Stato indipendente, diciamo così, e calcolassimo lo sbilancio nell'attività turistica tra quanto questa regione porta come totale di spesa all'estero e quanto questa regione importa dall'estero, abbiamo uno sbilancio di oltre 200 milioni, una media di circa 210 milioni all'anno. Guardate che è una cifra che deve far riflettere, perché insomma, a proposito di sostegno alla domanda aggregata interna, noi sottraiamo dal sostegno alla domanda aggregata interna di questa regione, come se fosse uno scherzo, come se ce lo potessimo permettere con tanta allegria e con tanta facilità, in media 210 milioni l'anno, solo, ribadisco, con l'attenzione a questo settore, il settore del prodotto turistico nell'immaginario import e export, insomma, nel qualora fossi uno stato indipendente. L'ultima considerazione: se adottassimo una delle tante tecniche che esistono per stimare l'impatto dell'attività turistica sul nostro reddito aggregato regionale, sul nostro valore aggiunto regionale, si valuta che nella nostra regione ci sarebbe un'incidenza dell'attività turistica per circa l'8-9% sul totale del nostro valore aggiunto. Sottolineo come modalità di stima, facendo incidere il cosiddetto moltiplicatore della spesa turistica sull'attività economica generale, perché l'attività turistica, essendo un'attività molto orizzontale, si dice, molto trasversale, è chiaro che induce benefici negli altri settori di attività, e quindi è giusto parlare di moltiplicatore della spesa turistica a favore anche degli altri settori di attività. Quindi si stima che la nostra regione si arriva a un'incidenza dell'attività turistica sulla produzione del reddito regionale di circa il 9%, l'8,9% negli ultimi anni, circa il 9%. Ecco, questo va detto in maniera più positiva, questo dato, perché la media della stessa stima da riferirsi a livello nazionale è del 7,5%. E l'Abruzzo è l'unica regione del meridione che va oltre la media, quindi batte per fortuna da questo punto di vista anche la Puglia, che invece sappiamo ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, e si associa alla Sardegna, che aveva sempre questa caratteristica nel corso di vari decenni. Che significa questo? Significa, sotto il profilo della lettura qualitativa e non più quantitativa dei dati, significa che l'attività turistica in questa regione ha molto a che fare con la sua organizzazione sociale, con la sua cultura dell'accoglienza, con l'economia cosiddetta promiscua, non settorializzata o specificamente settorializzata. Dunque c'è una talentuosità turistica della regione, per cui qualunque nuova spesa che vi viene realizzata o di origine pubblica o di origine privata produce effetti benefici positivi superiori a quanto avvenisse se questo fenomeno venisse osservato con riferimento ad altre regioni. Quindi abbiamo una potenzialità che non andrebbe sottovalutata.
Dicevo del modello unico, è chiaro che questi dati sostengono obbligatoriamente la condivisione senza se e senza ma di un modello unico regionale, perché o si integrano le varie vocazioni turistiche e si fa massa critica duratura e continuativa nel corso del tempo, oppure non c'è partita, non c'è gioco. Voi immaginate che relativamente al turismo minore, alcuni ricordando pure Enrico poco fa, la nostra regione è pressoché tuttora quasi inesistente, e mi riferisco alla montagna, quella più importante, che è la montagna estiva, diciamo così, dove c'è una presenza ma proporzionatamente inadeguata rispetto alla grande potenzialità. Turismo naturalmente, l'enogastronomia, arte e cultura quasi totalmente assente, compreso il turismo religioso, l'escursionismo, il ciclo turismo, la nautica, tutti temi sempre attenzionati, ma mai davvero diventati fenomeno economico di qualche rilevanza. Poi c'è l'altro tema, che è il benessere e il turismo termale, che addirittura invece di crescere, è la ragione di noi tutte note, il retrocesso, e costituisce un problema più che un'opportunità. Mancano nuovi attrattori, perché sotto questo aspetto ci si è molto adagiati, per esempio nella gamba del turismo del mare, all'atteggiamento product, se lo potremmo dire, oriented, e quindi noi abbiamo il sole, il mare, la sabbia, mettiamo insieme queste tre S, in inglese sarebbero sun, sea, due S, possiamo definire, mettiamo insieme un po' di S, e sun, sea e sant, per esempio tre S in quel caso, e abbiamo fatto il prodotto, abbiamo convinto. E, insomma, è vero che ce l'ha data la natura, ma l'abbiamo anche umiliata la natura su queste tre S, storie che conosciamo tutti, e certamente ha funzionato per un certo periodo, ha dato anche delle soddisfazioni, ma non consente più ora di essere protagonisti dell'attività turistica, perché in realtà l'attività turistica è sempre più market oriented, quindi bisogna certamente strutturare il prodotto, qualificarlo, ma seguendo le dinamiche del mercato, cioè quello che poi soprattutto si declina in energica, forte innovazione. Enrico faceva una proposta, è una delle tante possibili, perché in questo caso mi riferivo, si riferiva esplicitamente al styling della spiaggia di Montesilvano, che dico subito, ma poi ci dovrò su questa conclusione tra breve, comunque declinato sulla dimensione di Montesilvano non avrebbe alcun significato, quindi o si concepisce un'accezione un pochino più rilevante con altre carte da mettere in vista per valorizzare questo tratto di spiaggia adriatica, che avrebbe le sue peculiarità, le sue grandi potenzialità, oppure insomma, come al solito, non si riuscirebbe a fare massa critica e quindi il destino sarebbe non riuscire a diventare protagonista. Ci vogliono nuovi fattori attrattivi, restare che della spiaggia, ma immaginiamo altre due o tre cose. Non c'è in tutta la regione Abruzzo, non c'è un museo degno di essere un museo e di poter essere qualificato come museo di rilievo nazionale e internazionale. Lasciamo stare che chiamiamo tanti musei come musei nazionali, pure la Casa d'Annunzio è un museo nazionale. Questa è retorica, sono chiacchiere. In questa regione abbiamo decine e decine di strutture museali, tutte con l'ambizione di essere tutti protagonisti allo stesso modo, tutti con chissà quale retorica, per capacità retorica per poter incantare flussi turistici. Nessuno, i dati ci sono, sono i dati, basta vedere le frequentazioni di questi musei in questa nostra regione per rendersi conto della loro totale insignificanza e irrilevanza. Una sfida è questa non può essere,
è una delle poche regioni italiane ed europee e del mondo che non ha un museo come infrastruttura culturale che abbia capacità attrattiva nelle dinamiche dei flussi turistici. Vogliamo continuare così? Si può anche continuare. Io è da anni che dico che questa regione meriterebbe un museo di rilievo internazionale. E chi ci si deve impegnare? Insomma, il sasso è buttato, vediamo un po' chi deve fare cosa, ma il problema resta. Così come collegato ai musei, ma non solo, perché in questo caso diciamo il museo può essere un museo d'arte, ma sì, ci possono stare anche organizzazioni di tipo museale anche diffusi di carattere ambientale. L'importante è che sia una proposta unica, coesa e con una governance credibile e che sia interlocutore dei dinamiche di mercato. Non abbiamo eventi internazionali significativi. Qualcuno ha fatto proprio ricco, va a beneficio suo, insomma. Diciamo, come si usava molto, qualcosa si faceva così, insomma. Cose avevo mandato insomma anche un po' l'assessore di Roma che ci ha lasciato, insomma. Purtroppo era la strada giusta, insomma. Però il fatto è che noi eventi internazionali non ne abbiamo, ma bisogna produrre degli eventi internazionali, immaginare di averne alcuni, perché indispensabili, perché sono i prodotti cinesi, una volta che riescono bene, crescono nel tempo, diventano identitari e da quegli eventi poi si sviluppano tantissimi benefici indiretti e duraturi nel tempo. L'ultima considerazione, l'appeal dei centri storici, che in parte riguarda il Monte Silvano, perché avrebbe un mini centro storico da non sottovalutare. Qui anche si fa molta retorica, perché ogni centro storico, ogni borgo pensa che, siccome è bello, e lo sono davvero quasi tutti belli, di per sé legittima un protagonismo e chissà quale valenza di portata significativa nel mercato turistico. O si fa una scala, si dimensiona con una scala significativa di un prodotto e quindi l'offerta turistica, o non c'è gioco, ma anche qui non basta dire siamo belli e sono belli, ci vogliono infrastrutture turistiche che possono declinare queste bellezze così diffuse sul territorio. E io credo che forse una delle poche cose che darebbero subito possibilità a questi centri storici di crescere rapidamente riguarda il tema del benessere, perché ormai ho messo un po' tra parentesi il benessere termale su cui bisogna lavorare a mainare le barriere, ma insomma sappiamo tutti che da sole come tali un mercato significativo non potrebbero mai più averlo nella nostra regione, e dobbiamo coniugare, sforzarci di coniugare il tema nuovo del turismo riferito al benessere in quanto tale, tutta la qualità della vita in modo tale al recupero del benessere della salute, della popolazione anche della salute in quanto tale, soprattutto declinando, mettendo in rete i centri storici che hanno delle potenzialità straordinarie sotto questo aspetto. Concludo con la battuta sull'aeroporto, solo una battuta che ho detto mi limitavo a fare. È evidente che per stare in rete ci vuole una struttura importante, strategica, come un aeroporto con qualificazione internazionale. I problemi sono tanti, avevo detto che non li avrei rappresentati, però alcune cose si possono dire perché non si svela nulla al riguardo, non si tradisce nessun mandato che obbliga la discrezione, la riservatezza finché non si è nelle condizioni di rappresentare le soluzioni. Il bacino di riferimento del nostro aeroporto, secondo le tecniche di analisi codificata a livello internazionale, quindi non è la concessione di nessuno, è semplicemente la conseguenza di una valutazione tecnico-obiettiva, è di circa 1,5 milioni di abitanti. Ma questa è un'espressione geografica, questa è la tragedia, è un'espressione geografica, perché dal nord della Puglia al sud delle Marche, quali raccordi delle infrastrutture a servizio della mobilità convergono verso l'aeroporto? O è stato concepito, nessuno, qualcuno che c'è tutto casualmente perché
una pillola 20, 30, 40 anni fa, si pensava, ognuno indipendentemente, voi per tutta la sua vita qualcosa è andato in rete. Si è pensato cieco, l'autostrada facilmente raccontabile cieco, la ferrovia era cieca, l'organizzazione di una rete di collegamenti anche su strada, anche su gomme, devo dire, ben pianificato, che abbia o l'approdo o quantomeno il transito sulle lunghe tratte nell'aeroporto, non c'è e non c'è più. Quindi noi stiamo di fronte davvero a un bacino che è una pura espressione geografica e poco riferibile all'organizzazione funzionale del bacino stesso che assuma l'aeroporto con convinzione. A riguardo è evidente che anche l'esperienza fatta finora all'aeroporto non aiuta a essere di supporto a quel modello unico regionale che auspichiamo. Di fatto non dovremmo dire, se usassimo anche qui con appropriatezza il lessico professionale, dovremmo dire che la proprietà dell'aeroporto di Pescara è di Ryanair, quindi non della regione Abruzzo ma è di Ryanair, perché il 90% del flusso dei viaggiatori solo del vettore Ryanair, e come dire anche la fidelizzazione dei viaggiatori è in capo a questo marchio, con la logica che noi conosciamo, quella del low cost e dell'incentivo per essere presenti. Noi stiamo sostenendo dei costi incredibili che io non conoscevo, sapevo l'incentivo, ma insomma non addetto ai lavori, non conoscevo, insomma, che sono svalorizzativi. Spendiamo 10 euro, in media 10 euro per ogni passeggero che vola da Pescara, ma che anche arriva a Pescara. Cosa curiosa, insomma, incentiviamo, insomma, anche i passeggeri londinesi, tedeschi, eccetera, che vengono a Pescara, gli paghiamo una parte del biglietto e chiudo. Tutto questo è evidente che, insomma, non potrebbe avere molte prospettive nel futuro, e dunque bisogna andare rapidamente a un arricchimento della presenza di vettori strategici, però con i nostri soldi, non quelli improvvisati che pure ci sono stati nel passato e che poi non hanno dato gli effetti sperati. Su questo stiamo riflettendo, siamo veramente impegnati, e penso di poter dire che nel giro di qualche settimana daremo delle informazioni che potrebbero essere l'avvio, non la soluzione, l'avvio di una svolta significativa per il futuro del nostro aeroporto. Grazie davvero, professor Moscoso. E come siamo un po' in ritardo, chiedo a tutti i prossimi relatori di stare 5 minuti. Chi è in scaletta, Romina? Intanto ringrazio il professor Moscoso per averci fornito un quadro certamente esaustivo di quella che è la situazione turistica, insomma, regionale. Tra l'altro sono stata sufficientemente allarmata dall'indicatore della attività turistica, in cui insomma siamo a livelli indecenti, quindi giustamente è giusto puntare al benchmarking dell'Umbria per migliorarci, e quindi il compito della regione è sicuramente quello di mettere in campo delle strategie per la valorizzazione del turismo sul territorio, una sinergia tra valorizzazione culturale, ambientale e dei servizi e dei trasporti, che abbiamo detto, perché gli strumenti sono in capo alla regione. Perciò ho voluto relazionare il dottor Giancarlo Zappacorta, dirigente dei trasporti e turismo per la regione Abruzzo. Intanto do un benvenuto anche al onorevole Castriconi, che ci ha raggiunto, il consigliere Bannucci. Grazie infinite, grazie per l'invito. Ascoltando le sollecitazioni positive di Enrico Paolini e del professor Mattoscio, che praticamente hanno fatto gran parte del mio lavoro, quindi mi facilitano anche il compito, io devo denotare la bella visione strategica del presidente D'Alfonso, che ha voluto accorpare insieme in questo unico dipartimento trasporti e mobilità, turismo e cultura. Sono perfettamente analoghi ai bisogni di questa regione, perfettamente funzionali ai bisogni di questa regione. E vado a spiegarvi il perché. Parto da una
da una suggestione di Milton Berle che diceva che se l'opportunità non bussa alla tua porta, costruisci una porta. Noi dobbiamo costruire questa opportunità, dobbiamo dare contorno alle aspettative di una regione che in qualche modo è stata sui passi di una programmazione stantia, che ha fatto del modello sanitario un modello unico di riferimento, non sfruttando tutte quelle opportunità che venivano sia dal tessuto regionale, sia peculiarmente da quello che, come diceva bene il professor Mattoscio, la natura ci ha dato senza nulla chiedere, ma che noi abbiamo contribuito in qualche modo anche a depauperare. Allora, alcuni spunti per area di riferimento. Turismo. Noi stiamo pensando di rilanciare e ristrutturare il modello Destination Management Company e Product Management Company e revisionare la legge regionale che fa riferimento a queste strutture. E dirò di più, tra i poli di innovazione costituiti da Abruzzo Sviluppo all'interno delle varie aree tematiche della regione, che gran parte di questi stanno producendo ottime start-up di qualità, parlo dell'ICT, Digital Borgo, parlo per esempio del polo di innovazione riferito al chimico farmaceutico, il Capitank, che ha sviluppato una risorse benefici da 80 milioni di euro che fra un po' costituiranno per la sanità un progetto di prototipale di grande rilevanza, quale centro di eccellenza europeo che sarà costituito da Dompè e l'Università degli Studi Chieti Pescara Medicina. A fronte di questi poli di innovazione c'è un polo di innovazione che è quello turistico, Innovatur, che è stata una delusione stratosferica, che probabilmente nella revisione di questi poli di innovazione andrà tragicamente a morire, per una ragione semplicissima, perché il diktat del Presidente D'Alfonso di camminare a fianco delle imprese, in questo caso non è avvenuto. Nel senso che c'è stata una specie di poltronificio, chiamiamolo così, che rischiava di essere anche l'Abruzzo Film Commission, diciamocelo chiaramente, e che non ha portato nessun beneficio a questa regione. Andando avanti, abbiamo in animo di creare un programma di certificazione delle competenze, i cosiddetti repertori e profili professionali, con la Direzione Generale Enterprise, e abbiamo aderito finalmente dopo, non so, una specie di illusione da parte della giunta Chiodi, al Next Tour, dove questa grande lobbying regionale con Toscana e Catalogna capofila per incentivare la presenza delle regioni all'interno della Commissione Europea. C'è una precisa focalizzazione della destinazione Abruzzo come destinazione unica anche in vista di Expo. I cosiddetti turisti repeaters, cioè il turismo milanese in Abruzzo, è andato man mano scemando. Noi vogliamo recuperarlo con questa occasione unica di Expo, dove praticamente abbiamo messo in corso delle iniziative insieme con Abruzzo Sviluppo di grande respiro. Abbiamo già aperto una sede e la stiamo allestendo a Brera, una delle sedi più belle che le regioni avranno a Milano, al di fuori dell'Expo, e abbiamo in animo di costituire una serie di iniziative, di eventi che vanno da Casa Abruzzo a Boutique Abruzzo, dove presenteremo le nostre eccellenze e i prodotti di eccellenza. Ancora, legare innovazione e turismo, quindi smart mobility, smart building, quello che diceva benissimo Enrico, questo restyling, perché se noi abbiamo lanciato questo modello, grazie anche alla lungimiranza di Daniele Kilgren dell'albergo diffuso, lo dobbiamo perseguire, perché abbiamo notato che nel mercato italiano c'è una sorta di saturazione delle richieste degli stranieri. La Toscana è ormai satura,
l'Umbria e Satura. È un'occasione che non possiamo perdere. Abbiamo una marea di testimonial che non sono abruzzesi, che sono inglesi, che sono tedeschi, che sono belgi, olandesi, e che vengono a comprare casa in questa regione. Come diceva bene sul discorso dei letti, Enrico, il dato che ci viene consegnato è un dato che non tiene conto che molti hanno casa qui in Abruzzo e molti stranieri cominciano ad avere casa in Abruzzo. Dobbiamo incentivare questo mercato, che è un mercato non, come si dice, di frontiera, un mercato veramente in piena evoluzione, work in progress. Poi c'è un discorso che dobbiamo fare con le nuove tecnologie, con l'ICT, con il design per il merchandising e la realtà aumentata. E poi c'è un cambio di passo, qui raccolgo la provocazione del professor Mattosci, un cambio di passo sul turismo sanitario, sul silver tourism. Tra 2 anni saremo la regione più anziana d'Italia. L'active aging è una cosa importantissima anche sul discorso turistico, sul discorso del turismo del benessere. Non possiamo dimenticarci di avere anche quelle cose dimenticate che sono le vacanze termali, che abbiamo destinato a un lento degrado perché c'è stato un disinteresse. È come il discorso dell'integrazione sociosanitaria, che ci consentirebbe di guardare con più ottimismo alle politiche sanitarie di questa regione. Se decidessimo che gli anziani di questa regione non sono tutti non autosufficienti, ma molto spesso il loro male era disgregazione del tessuto sociale e dovevano essere reinvolti in attività di specie. Facciamo un caso quello che abbiamo fatto qualche anno fa. Abbiamo ridato pensiero a quegli anziani ultra-ottantenni che erano grandi artigiani dell'artigianato artistico abruzzese e che abbiamo messo a formare giovani, ridando vita a quei mestieri in via d'estinzione, quali la filigrana in oro, il tolos, il ferro battuto, la ceramica di Castelli e di Rapino, e ridando quello che era riconsentendo un'immagine attiva di una terza età che veniva considerata solo da un punto di vista invalidante e non validante. Ancora, stiamo pensando a un'Accademia Internazionale di Hospitality Management, perché il problema fondamentale, dico ai miei amici balneatori che sono qui e anche agli albergatori, è che la qualità è un po' un 3 stelle abruzzese più vale una stella trentina, insomma parla bene. La legge 77, il prossimo bando della legge 77, visto l'indirizzo della giunta regionale di non spreco di suolo pubblico, punterà alla rivisitazione e alla valorizzazione delle strutture esistenti, da un punto di vista sia strutturale che innovativo tecnologico. Siamo per partire con i contratti di lago, per parlare delle aree interne, e sviluppo del pluturismo dentro l'iniziativa europea Leadership. E poi siamo pronti al social farming, al guerriglia gardening come leve per un refresh sul posizionamento sull'ecoturismo. Questo tutto collegato in maniera quasi inscindibile al discorso della cultura. Dice bene il professor Mattosci, la presenza di un museo che sia realmente tale è dovuta anche alla disgregazione dei vari musei, piccoli musei esistenti sul territorio. Il Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Chieti, che ha questo grande attrattore testimonial che è il Corriere di Capestrano, conserva nei suoi scantinati 600.000 pezzi non catalogati, parlo di 600.000 pezzi. Per non parlare dello stop e non stop and go, delle iniziative di scavo che in Abruzzo, quale sembra quasi la Turchia, sembra quasi Afrodia, Soefeso, in Abruzzo conferisce solo il 24% di emerso degli scavi ancora da effettuare. Parlo delle aree archeologiche di Alba Fuces, di Campo Valano,
del polo di, archeologico del, del Tempio di Ercole di Santa Maria in Vico in Val di Brada, dei templi italici di schiavi d'Abruzzo, perfino di fronte a Corea, a Pescara. Quindi valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dell'Abruzzo come attrattore e moltiplicatore di risorse per nuovi turismi e nuove imprenditorialità. Lancio di azioni programmatiche di finanziamento per i distretti culturali evoluti e cluster creativi. E poi attivazione della Field Commission. Siamo a un buon punto. Noi siamo partiti per prima nel 2000, ma poi per questo strano e immotivato, questa strana e immotivata litigiosità che esiste in questa regione, è stato trasferito tutto sull'Aquila ed è stato improvvisamente vanificato. Grazie alla lungimiranza personale e non l'interesse collettivo di Gabriele Lucci, non è mai partita la Field Commission. Abbiamo delle richieste straordinarie. A settembre in Abruzzo verranno a girare un film che si chiama One More Time, la più grande televisione via cavo americana, con Dustin Hoffman e Robert De Niro. Noi ci dobbiamo trovare pronti, preparati per questa evidenza, per creare un grande contenitore produttivo che consente di dare spazio a questi operatori, perché abbiamo la logistica, il catering, l'unione tecnica, la cinotecnica, servizi tantissimi che consentirebbero a cast di venire, come si dice, depurato da tutti questi costi aggiuntivi e a trovare qui, con la facilitazione e anche con i cosiddetti e la cosiddetta eliminazione dei costi di occupazione suolo, trovare qui la possibilità di rilanciare l'immagine della nostra regione e dei prodotti di questa regione, dirò di più. Abbiamo pensato, per esempio, in un plot di un film, di inserire i due grandi attori che mangiano le virtù, piatto nostro tipico teramano. Quindi è una specie di subliminale che ci consentirebbe di crescere ulteriormente. Ultimo, e poi ho finito. Vedo tanti balneatori qui. Abbiamo fatto un lavoro straordinario col piano delle maniere marittime con loro, camminando a fianco a loro e alle loro aspettative. C'è un'idea meravigliosa che è quella di ovviare a questa terrificante erosione costiera, sempre tenendo conto che quello che la natura concede, la natura riprende se viene maltrattata. Ma soprattutto non si può andare oltre la natura, a meno che non si è Dubai e costruiamo un'isola artificiale. Non ne abbiamo i mezzi, ma se la linea di costa è quella, non possiamo dare concessioni, autorizzazioni e abilitazioni allo stabilimento balneare quando non c'è spiaggia. Le spiagge esistenti in Abruzzo le sappiamo perché abbiamo una rilievi aerofotogrammetrici che ci consentono di declinarle. Bene, con loro dobbiamo fare un passo in più adesso. Dobbiamo fare in modo che il mare non sia soltanto mare famiglia, diceva bene Enrico, diventi un grande attrattore attraverso dei valori aggiunti, che significa anche una coesione di intenti con le scarse risorse che consentono le politiche di settore, ma con una coesione di intenti, con dei project financing insieme con i balneatori, per fare in modo che l'erosione costiera, oltre che questa lungimiranza d'alfonziana della riparazione dei danni delle aste fluviali, insieme con la riattivazione seria dei depuratori, noi possiamo avere non una bandiera blu, ma tutte bandiere blu sulla costa. Io personalmente sono ottimista, ritengo che questa nuova stagione di collaborazione possa fare in modo che, attraverso anche il colloquio tenace, spinto, e anche l'interlocuzione con Riccardo Padovano, sempre litigiosa, possa creare positività e soprattutto una giusta sintesi. Nessuno vuole, come si dice, ha delle rendite di posizione da difendere, nessuno. Abbiamo l'Abruzzo da tutelare e salvaguardare, e questo è il nostro mandato. Grazie.
parte di qualcosa, e soprattutto mi ha dato anche in là un'occasione nel rivolgersi tra l'altro ai bagnatori, nel ribadire la necessità della tutela del salvaguardia ambientale, nel fatto che un'industria turistica non debba superare la capacità di carico degli ecosistemi, in natura, insomma, di rispondere a quelli che sono i fattori antropici. In questo contesto, perché è impensabile, dicevo, pensare alla valorizzazione di un posto senza salvaguardare quelle che sono le matrici ambientali di quel posto. Ecco perché quindi io a questo punto darei la parola al professor Riccardo Santolini, che è della Scuola di Scienze Morfologiche e di Ecologia dell'Università di Scienze Ambientali, a quale ho studiato, lo suggesto Norbino, affinché insomma ci faccia anche un quadro di quelle che sono l'importanza di salvaguardia un po' negli ambiti fluviali, quindi nell'ecosistema in generale, soprattutto qua riferito al territorio di Monte Sant'Angelo. Uso questo? Sì. Io ringrazio innanzitutto per l'opportunità, per questo invito, perché, come posso dire, assaporo e respiro un'area importante, innovativa, stimolante, ed è una cosa molto bella che era da tanto che non riuscivo a vedere delle prospettive di questo genere. E vi parlo non solo da ecologo, quale io sono, avendo appunto lavorando nell'ambito dell'ecologia, nell'ambito del territorio, ma anche da ex amministratore. Ho fatto l'amministratore in una città come Rimini. No, prima, con il sindaco Chicchi, che è stato per due legislature ancora prima assessore all'ambiente regionale. E proprio per questo motivo mi ritrovo anche nella matrice culturale che mi spinge a sviluppare determinate proposizioni. La Stella Maris è un refresh che io faccio di tutto il problema delle colonie marine che nel comune di Rimini, ma non solo nel comune di Rimini, nella riviera adriatica, è un problema legato appunto a una mancanza di capacità innovativa e propositiva che ha delineato le passate amministrazioni. Non dobbiamo avere la modestia e l'opportunità in questo momento di crisi per mettere sul piatto della bilancia tutte le opportunità e tutte le situazioni che dobbiamo necessariamente cercare di risolvere. Punto fondamentale di un sistema di questo genere, andrò per parole chiave perché il tempo è veramente poco, anche se le cose sono tantissime, il rapporto importantissimo tra sviluppo, se volete il tema del progresso culturale, e ambiente. Una cosa non può essere indipendente dall'altra. Non possiamo pensare di fare innovazione da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista territoriale, se non manteniamo in maniera importante la struttura e la qualità delle funzioni di cui noi poi promuoviamo le aspettative. Perché Rimini è entrato in crisi? Perché è entrato in crisi il mare in cui... E qual era la richiesta che mi veniva fatta? Facciamo le piscine. Come facciamo le piscine? Noi dobbiamo migliorare la qualità del sistema fluviale e costiero. Lì dobbiamo cercare di intervenire come era stato fatto tempo addietro quando il tema dell'eutrofizzazione era venuto alla ribalta. Qual è stato il problema? Qual è stata la risoluzione dopo aver capito qual era il problema, investendo
investendo, perché il centro di biologia marina di Cesenatico, che è diventato un top a livello europeo e mondiale, è un centro regionale, è un centro regionale a cui l'università si è aggregata, ma è un centro regionale. Per cui è stata quella lungimiranza politica, lo dobbiamo dire, e quindi qui c'è una grande responsabilità dal punto di vista di tutti dei ruoli, per valorizzare quello che è la struttura funzionale del sistema. Io non posso richiamare i turisti se non ho l'acqua pulita, io non posso richiamare i turisti se non ho la spiaggia da bagni, io non ho la possibilità di gestire un territorio se non salvaguardo questo territorio. Quindi il primo problema è il sistema. Io non posso pensare di fare delle azioni se queste azioni non sono sinergiche l'una con l'altra. Io gli studenti, mi faccio sempre l'esempio della mano, no? La mano, come tanti altri apparati, è caratterizzato da una serie di elementi che concorrono tra loro per funzionare nel miglior modo possibile. Ma è un concorso tra i vari apparati, scheletrico, circolatorio, muscolare, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che compone il sistema socio-economico deve funzionare nel miglior modo possibile e nella plurifunzionalità. Quindi l'integrazione che deve essere un aspetto importante di ogni attività che noi andiamo a svolgere sul territorio. Non dobbiamo pensare al nostro settore, ma il nostro settore deve essere collegato con il settore vicino, da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista territoriale. Quindi quello che facciamo noi deve essere funzionale a qualcosa che fa qualcun altro, perché è il sistema che ottiene il risultato, e in questo caso non è quel tratto di spiaggia, ma è il sistema costiero che riesce a funzionare se insieme, con atto di modestia, riusciamo a contaminarci nel miglior modo possibile. Quando si parlava di benessere, questo diventa l'effetto importante di una scelta di integrazione tra le culture, culture economiche e culture ecologico-economiche, perché noi dobbiamo mettere a sistema i nostri fiumi, noi dobbiamo mettere a sistema la nostra costa, noi dobbiamo mettere a sistema le nostre aree urbane. Quando si parlava di palme, il verde, tra virgolette, non è uno standard urbanistico. Il verde è un sistema che va a qualificare quello che noi andiamo a costruire intorno. È il verde che ci aiuta a qualificare, ad abbattere le polveri, a fissare l'anidride carbonica, a produrre ossigeno, a diminuire le alte temperature. È il sistema verde, tant'è che l'Unione Europea che cosa finanzia? Finanzia le infrastrutture verdi, dopo le reti ecologiche, le infrastrutture verdi che entrano nelle città, e quello deve essere elemento di riqualificazione urbana. Bene, dopo tutto questo, in ultima analisi, che cosa abbiamo? Gli strumenti. Abbiamo la grande opportunità di accedere a finanziamenti europei, di dover mettere in campo una progettualità che possa essere però funzionale al sistema. Il contratto di fiume, ad esempio, se ne parlava, il contratto di lago, eccetera, sono strumenti di partecipazione in cui insieme ci si coinvolge per ottenere un obiettivo che è quello di riqualificare un territorio. Questo è un aspetto importante. Agganciato a questo c'è il nuovo PSR, perché la qualità dell'acqua non può essere disgiunta da quello che quel fiume fa per gli agricoltori, per i turisti, per riuscire ad essere cerniera
tra crosta e dentroterra. Noi per anni abbiamo pensato che il pezzo di spiaggia fosse sufficiente, se noi riminesi, senza pensare che dietro avevamo delle realtà come San Leo, San Marino, come una storia Urbino. Com'è? È un problema fondamentale che è quello di mettere a sistema le realtà che abbiamo. Ci sono tutta una serie di opportunità dal punto di vista di finanziamenti che è opportuno e importante cogliere attraverso una progettazione che sia una progettazione efficace, perché la funzionalità di questa mano deve essere necessariamente coordinata da un cervello, e quindi questo è quello che io vi auguro, e metto a disposizione l'esperienza e l'opportunità per poter superare questo concetto di PIL in un concetto di benessere interno lordo che possa essere efficace per migliorare la qualità della vita. Grazie. Costituendo. Io adesso, per andare un po' alla sintesi, perché abbiamo allungato parecchio i tempi, tanti dei lavoratori ma anche degli operatori, di venire qui a farci due o tre temi agenda, una sintesi di quello che per esempio la Regione, con la collaborazione della rete e delle altre istituzioni, può fare per voi e per la comunità. Quindi di Stanislao, Tomei e Taucci e Ondifero gli chiederei di fare proprio una battuta su quello che secondo loro ci serve, partendo da di Stanislao, che è il primo, subito dopo Tomei, Taucci e Ondifero, e poi diamo la parola al Presidente della Regione e a Paolo Taranco. Un saluto a tutti, un ringraziamento agli organizzatori di questo convegno per avermi dato la possibilità di prendere la parola. Avevo preparato un intervento organico, però mi rendo conto che il tempo è tiranno. Quindi a questo punto mi tolgo le vesti del rappresentante di Assobalneari Federturismo Confindustria, mi tolgo la giacca, non mi metto l'eschimo come potrebbe pensare l'amico Paolini, però con il quale peraltro concordo nella quasi totalità degli interventi, è stato molto efficace. Evitiamo il ritorno a carrozzoni pubblici improduttivi, con i tempi che corrono forse questo ci è precluso, anche se rimango un fervente assertore dell'intervento pubblico nell'economia, che storicamente nella storia dell'umanità si è dimostrato essere l'unico volano pensabile per una ripresa, dei settori produttivi, che peraltro, caro Enrico e cari amici presenti, ritengo con le regole che ci siamo dati sia assolutamente non praticabile. Quindi a questo punto una considerazione da la mia famiglia vive ed opera a Montesilvano, nel settore turistico degli anni 70. Ho avuto anche il piacere di avere tra i clienti nel passato la famiglia di Enrico, che quindi mi conosce. Un intervento serio e non di facciata dovrebbe essere scisso in due aspetti. Uno con riguardo al settore, alla microeconomia settoriale, l'altro di natura macroeconomica. E questo il tempo, diciamo, il tempo non è dato. Cosa si può fare per Montesilvano? Cominciamo dalle cose, perché è questo che non interessa, cioè del resto il vostro manifesto è emblematico. La sintesi di un fallimento è data dalla foto che ho alle mie spalle, e la colpa è di tutti e di nessuno, come al solito in questi casi. Cosa si può fare a Montesilvano? Io vorrei che un partito laico come il vostro non avesse la paura di portare fino in fondo le battaglie in cui crede. Cioè noi abbiamo un problema drammatico qua, che ha delle ripercussioni negative nei confronti dell'economia, che è il problema della prostituzione. Che si chiamino box nel sesso, quartieri, cioè a me non interessa,
non possiamo far finta che esista questo degrado sul territorio diffuso che ha un'incidenza negativa nei confronti delle attività produttive in genere. Non possiamo continuare a far finta che questo fenomeno esista. Se poi a noi può star bene che questa violenza subita dalle operatrici sulla strada, violenza subita dalle famiglie che devono vivere questo degrado, è un qualcosa di ammissibile in nome di una non so quale morale, qualcuno ce lo dovrebbe spiegare. Non possiamo continuare a criminalizzare chi vuole dare una risposta positiva a questo fenomeno. Cioè, io non dico perché non si discute la legge Merlini, i problemi sono tanti, ma Monte Silvano, una delle tematiche più scottanti è questa. L'altra, ed è di difficile se non impossibile soluzione, noi scontiamo un degrado urbanistico che è frutto di pluriennali interventi nel settore urbanistico ed edilizio svolti nella più totale mancanza di progettualità e programmazione da parte di tutte le amministrazioni indistintamente che si sono succedute a Monte Silvano. Noi scontiamo questo problema e questo riguarda non soltanto gli stabilimenti balneari ma gli alberghi, come detto, e tutto il settore in genere, perché oggi più che mai di fronte a una crisi drammatica quale quella dell'edilizia, l'artigianato, la deindustrializzazione in atto nel nostro paese, veramente poter pensare ad uno sviluppo nuovo in questo settore è un qualcosa che ci deve far riflettere. Non concordo, la crisi drammatica che attraversiamo, non concordo con il professore Sulimini che dipende dal degrado del mare. Nel mio ufficio conservo una prima pagina del Corriere della Sera degli anni Ottanta in cui si evidenziava questo fenomeno della mucillagine. Rimini fino agli inizi di questo secolo è andata alla grande. Le ragioni della crisi, qui ci spostiamo dal particolare al generale, sono riconducibili a mio avviso a un solo unico grande elemento. È una crisi, è una contrazione della domanda aggregata. Il nostro paese sta vivendo una crisi economica di proporzioni drammatiche di cui non vediamo il fondo. Gli anni consecutivi di recessione sono un dato di fatto. Il disavanzo delle partite correnti della nostra bilancia di pagamento negli ultimi 10 anni sono un dato di fatto. Da questa crisi si può uscire solo con una diversa progettualità, con una nuova fantasia. Se noi imponiamo agli stati membri della UE, parliamo di avanzo primario, noi parliamo, cioè gli stati devono avere, ma qualcuno mi spiega lo stato dove mi prendo i soldi per intervenire? Io non sono uno statalista retro, assolutamente, però le politiche keynesiane nell'ultimo secolo hanno dato sempre un segnale, hanno dato nuove prospettive di sviluppo al nostro paese. Oggi ci stiamo ingessando e sentiamo parlare solo di spending review, di tagli alla spesa pubblica, di amministratori che ci dicono che o asfaltano le strade o mettono in sicurezza le scuole. Questa è una ragione profonda della crisi che attraversa l'Italia e che attraversa il turismo italiano al di là dei fatti congiunturali. Qui siamo in una crisi di sistema. Questo a nostro avviso, e questo è l'intervento che faccio come taglio di Stanislao e non come federalismo e Confindustria, perché sennò magari qualcuno ne avrà da dire su queste questioni, però io credo che chi ha la capacità di vedere lontano, chi mette il cuore oltre l'ostacolo, si fa carico anche di mettere in discussione le regole che ci siamo dati, perché queste regole sono estranee alla nostra cultura, alla politica economica di questo paese. Se noi vogliamo evitare di fare la fine della Grecia, e i dati me li ero messi qua, ma ve li risparmio, e io temo che il problema è questo: se non si trovano, qualcuno qui potrebbe anche darmi una risposta questa mattina, come possiamo far ripartire la domanda aggregata, la domanda nel settore turistico in Italia, concretamente dando la possibilità di spesa agli italiani,
Allora questa è la soluzione finale di un problema di vasta portata. Mi scuso per essermi prolungato oltre il termine, ma ci tenevo un attimino a uscire fuori dai binari della convenzione. Grazie a tutti. CNA Balneatori, tu e Gianni siete bravissimi a dare il flash, insomma. Condivido i dati del professor Mattoscio che sono stati desunti e mutuati dalla Banca d'Italia, che se vanno aggiunti ai dati del CRESA ci danno un po' il quadro della problematica della situazione. Quasi un quarto delle imprese turistiche sono spalmate sulla costa, alcune di esse, soprattutto per il breakfast e agriturismo, riescono a restare aperti ancora durante tutto il periodo dell'anno. Abbiamo degli investimenti ancora importanti, alcuni dati dell'occupazione restano, così come abbiamo dei dati sufficientemente positivi, a parte quelli shock per gli alberghi, per quanto riguarda un turismo residenziale e stanziale. Questo la dice tutta, perché abbiamo meno ingressi e una stanzialità dovuta al fatto di una residenzialità turistica per via della crisi economica che ha marcato fortemente il periodo turistico stagionale del 2014, e quindi anche una sorta di impoverimento per chi non riesce ad andare fuori per turismo e quindi in qualche maniera resta sulle nostre coste. Noi abbiamo bisogno come operatori fondamentalmente in questo momento di una serie di cose. I dati. Io dal dirigente della regione mi aspettavo di avere dei dati sul 2014. Non li possiamo avere e non è colpa degli uffici, perché mandano uomini all'interno degli uffici per poter aggregare questi dati, perché solo a giugno del 2014 vi erano dati parziali per avere il 2013. Oggi nel 2015 non sappiamo ancora quali sono anche parzialmente i dati aggregati provincia per provincia, costa, interno, montagna, per il 2014, perché gli operatori, se non hanno questi dati, non riescono neanche a capire che tipo di politica turistica possono fare. L'altro aspetto è le graduatorie che riguardano gli investimenti e i bandi che ci sono stati e che a distanza di un anno, marzo 2014, non ancora riescono a uscire. Se queste graduatorie escono in ritardo, e questa non vuole essere una polemica, ma c'è bisogno di investire, abbiamo già detto l'assessore dell'attività produttiva regionale, inizierà la stagione. Per quanto riguarda la parte diciamo costiera delle imprese, questi investimenti non possono partire diciamo a ridosso dell'estate, quindi si sposterà tutto l'impegno dell'investimento dopo la stagione turistica, e questo è un dato economico. È molto importante da marcare, perché se il valore aggiunto, che sta sull'8,9%, così come prendiamo dai dati della Banca d'Italia e da quelli del CRESA, l'importante ricerca che è stata effettuata il 31 luglio del 2014, sono fondamentali per avere quel valore aggiunto, che l'occupazione, su cui ci parlerà più tardi sicuramente l'amico Ondifero, ma investimenti e soprattutto l'esportazione al contrario, perché il PIL è dato da importazione, ma in questo caso parliamo al contrario di soldi che dovrebbero arrivare dall'estero, che sono situazioni che sono fondamentali. Anche sugli interventi di arrivi che arrivano dall'estero, non possiamo pensare più a un discorso solamente di nicchia, di turisti che arrivano, acquistano una proprietà nelle nostre colline e poi diventano, diciamo, dei pseudo nuovi cittadini. Abbiamo anche di un turismo che bisogna che arrivi anche in maniera, diciamo, strutturale. Io sono perfettamente d'accordo sull'aggancio per quanto riguarda i trasporti ferroviari che dobbiamo avere su Roma, che è un grosso bacino fondamentale per accorciare i tempi di percorrenza delle ferrovie, perché noi abbiamo un grosso bacino di persone, di cittadini che arrivano su Roma, stanno su Roma stessa e che in qualche maniera possono essere un appeal fondamentale per la nostra regione. C'è bisogno di mettere, secondo me, in rete anche un trasporto interno regionale su gomma,
che abbiamo con Arpa, San Critane e quant'altri per creare sia d'inverno e soprattutto d'estate quella osmosi che ci deve essere costa e interno, più il ragionamento che deve essere fatto all'interno della città, perché se dobbiamo evocare il ragionamento sulle piste ciclabili, sulle riviere, dobbiamo evitare che le macchine arrivino direttamente sulla costa e abbiano uno scambio che ci sia prima della città o anche, diciamo, in prossimità della costa, senza invadere direttamente la costa. Su questi ragionamenti si sta lavorando tanto, ho apprezzato tantissimo, partecipando l'altra sera a Piero Marruzzo, dove c'era il presidente D'Alfonso, ai 33 milioni di euro potenziati fino a 39 milioni con un ribasso d'asta per portare più acqua sulla costa, così come è stata accolta da parte della Giunta regionale il potenziamento, anzi il nuovo depuratore su Alba Adriatica, una delle realtà colpite anche negativamente e mediaticamente come immagine turistica all'estero per i dati sull'inquinamento, e questi sono tutti dati strutturali da recuperare. Va aggiunto che anche gli operatori si aggregano tra di loro per fare accordi, per creare sinergie, per dare offerte turistiche integrate, quindi costa, interno, enogastronomia, percorsi. Però ecco, io quello che direi, non farei, se sono d'accordo sul modello unico, però non farei unico, uno perché non può essere, non deve essere calato dall'alto, ma deve essere costruito dalle politiche comunali con gli operatori. E poi i modelli, secondo me, dovrebbero essere provinciali. Nel senso, se Montesilvano ha scelto il suo tempo di avere una vocazione, per dire, congressuale, riapriamo bene i paracongressi, facciamo funzionare, e la provincia di Pescara, per dire, insieme ad altre cose, ha quella vocazione. Altre province devono avere altre vocazioni, insieme si crea questa, diciamo, questo modello in qualche maniera che deve essere sinergico con un equilibrio flessibile che va ricercato per superare gli aspetti critici, perché, e chiudo, è vero che noi siamo saltati un turismo naturale da parte della Puglia e diventiamo solamente cerniera per chi poi deve dirigersi verso Roma per riprendere una mobilità più attrezzata, e chi deve andare verso le Marche o addirittura verso l'Emilia Romagna e si ferma in Abruzzo solo per un weekend o per un turismo più corto, mordi e fuggi per affettività. Quindi va recuperato l'aggancio verso Ancona, che oggi ha, diciamo, ha la mobilità sulla Freccia Rossa per una miopia grave della precedente giunta, che non ha fatto questa operazione di includere Pescara, e va recuperata secondo me anche in orizzontale verso Roma, che, dove oggi tra Ancona e Bari siamo saltati sia dalle ferrovie dello Stato per quanto riguarda la Freccia Rossa, da Bari a Napoli per quanto riguarda il collegamento con Italo, che poi per arrivare alle realtà metropolitane, che sono tutte spostate sul Tirreno, noi siamo saltati completamente. Grazie. Sono Paucci, con me per Atalanta, e poi facciamo chiudere il Presidente. Buongiorno a tutti. Io faccio una, visto che molte riflessioni di carattere regionale e nazionale le abbiamo già fatte, nel senso che siamo andati anche oltre la riflessione tipicamente locale, mi vorrei soffermare un po' sul problema locale di Montesilvano. Insomma, sono più di 20 anni che riflettiamo sulla città, e più di 20 anni che parliamo della città turistica, e da più di 20 anni questa indicazione città turistica non ce la siamo dati, nonostante che poi abbiamo circa 40 stabilimenti balneari, 20 hotel per 4.000 posti letto, svariate decine di bed and breakfast, più di 100 ristoratori nel territorio montesilvanese, oltre a circa 700 punti vendita commerciali nel territorio, di cui 200 solo vincolati alla zona centrale. È naturale che siamo stati un po' disattenti su quella che era la vocazione della città. Per 20 anni ci siamo chiesti che cosa deve fare questa città, per 20 anni abbiamo avuto davanti strutture che hanno avuto anche la capacità di riqualificarsi, di implementare, di portare gente, e oggi a distanza di 20 anni ci chiediamo città sul mare o città turistica. E questo è il primo grande
diciamo, problema che dobbiamo andare a svincolare. Vogliamo diventare finalmente una città turistica? Se sì, dobbiamo procedere su tutte le attività che si svolgono in città con delle scelte ben precise. Se io apro un'azienda che vende caramelle, indirizzo tutte le mie scelte nel vendere le caramelle, né certo non nel fare altro. Dal piano urbanistico alla scelta ambientale, alla scelta anche degli uffici amministrativi, se siamo una città a vocazione turistica dobbiamo incominciare a lavorare verso questo. Quindi ragionare su un'urbanistica che non deve diventare un'attività legata alla costruzione di palazzine per residenti e basta, ma forse a fare in modo che quell'urbanizzazione e quella vendita del prodotto possa essere indirizzata anche al turista che domani, dopo tre volte che viene ospitato dagli hotel, decide di acquistare un appartamento, oppure un'urbanizzazione fatta in maniera tale che la città venga utilizzata dal turista in maniera diversa. Oggi molti hotel non sanno dove far andare i propri turisti perché si rendono conto che uscendo dall'hotel incontrano il nulla. Nella zona dei grandi alberghi l'unica attrattiva che possiamo ottenere è un centro per divertimento per bambini con le molle, una gelateria e 10 ragazzi di colore che vendono il prodotto per lo più anche taroccato. Quindi questo è quello che si offre al turista. Allora adesso dobbiamo dire basta e dobbiamo incominciare a ragionare in maniera diversa. Perché? Perché ce lo chiedono gli operatori che hanno investito milioni di euro nelle loro strutture e perché stranamente, se dovessimo fare un bilancio delle competenze dell'amministrazione comunale, qualsiasi essa sia, dei propri dipendenti, non avremmo l'opportunità di dire possiamo fare questo, ma in realtà l'offerta che ci arriva dall'esterno e la presenza ci dice che dobbiamo fare proprio quello. Gli hotel non dico che riempiano ogni stagione le loro camere tutti i giorni, ma portano un flusso di movimento turistico importante. Gli stabilimenti balneari portano un flusso importante. Allora io mi domando, com'è possibile che in una città così tanto disorganizzata riusciamo ancora ad ottenere un risultato così importante solo, fortunatamente, grazie allo sforzo degli imprenditori? Cioè, non c'è logica in tutto questo. Allora, la riflessione è: manca un ufficio deputato alle imprese per il turismo a Montesilvano, dove un'impresa turistica arriva e fa tutto quello che occorre fare in un giro di pochi giorni. Vediamo il dramma che vivono i balneatori ogni anno quando si devono raffrontare con gli uffici deposti per fare l'attività demaniale. Ma lì non c'è un ufficio dedicato agli albergatori, cioè parliamo di forse un'unica persona che fa tutto. In una città turistica questo non deve avvenire. Non abbiamo un punto informativo turistico degno di dare informazione turistica e nella quarta città d'Abruzzo questo non può avvenire. E allora sono tante le riflessioni che dobbiamo fare, ma ancora più la riflessione è: ieri abbiamo fatto con le Camere di Commercio di Pescara la fusione Chieti-Pescara. È naturale che non possiamo più pensare che Montesilvano possa vedere lo sviluppo turistico solo su Montesilvano, perché altrimenti accade quello che è accaduto a Pescara. Ci facciamo una bella camminata, zona della riviera nord riqualificata, arriviamo alle Naiadi, alla Lampara, finisce la rotatoria, finisce la fontana e dall'altra parte il nulla, un marciapiede completamente diverso, una viabilità completamente diversa, come dire ma dove mi trovo? Oppure i turisti della zona Grandi Alberghi che si fanno una camminata per voler andare a fare un acquisto nella città, che prendono il marciapiede di destra, quindi lato fiume, camminano e si trovano in una rotatoria che li porta o all'autogrill dell'Agip o a Silvi, senza nessuna indicazione nel dirvi guardate che ci sono 150 negozi pronti per darvi assistenza a 30 metri, però girate a sinistra.
Quindi è questa una cosa che noi stiamo chiedendo da tanto tempo. Oltretutto Montesilvano ha una caratteristica di avere 150 operatori del commercio a esattamente 400 metri dalla zona più importante come numeri turistici di Montesilvano, ma nessuno gli dice che esistono e quindi non si fa per niente. È naturale quindi che la logica è: dobbiamo rompere i confini, non possiamo pensare di fare sviluppo turistico di Montesilvano senza parlare con Città Sant'Angelo, Silvi e Pescara, che sono le aree che ci confinano, che fanno oltretutto anche loro le stesse cose che fa la città di Montesilvano. E allora la riflessione deve essere superiore, cioè non possiamo più pensare di capire lo sviluppo della città di Montesilvano e basta, cioè o andiamo oltre o ci ridurremo per l'ennesima volta a riflettere fra 20 anni di cosa vogliamo fare della città di Montesilvano, se farla diventare turistica o meglio. Concludo velocemente. C'è anche la riflessione da fare sul fatto che già sono pronti gli operatori a partecipare economicamente a delle scelte pubbliche. Pensare che le aree più importanti, ex Stella Maris, la Pineta, il Pala Congressi, il borgo di Montesilvano Conde, piuttosto che altre importanti realtà, debbano essere riqualificate insieme agli operatori, la risposta già c'è. Gli operatori sono pronti a fare questa attività. È naturale che deve essere un'attività organizzata in maniera tale che non diventi singola, da sola, senza un raccordo con tutto il resto. Quando si parla di riqualificazione della riviera è d'obbligo, ma è d'obbligo che si riqualifichi la riviera, ma che si dia anche un aspetto generale alla città, in maniera tale che una volta che si è camminato sulla riviera e si va in un'altra parte della città si ottenga una stessa visione dell'insieme. È naturale che strutture come queste devono essere strutture riqualificate per ottenere una destagionalizzazione, cioè la Stella Maris piuttosto che altre strutture devono diventare luoghi che sono attrattivi di un turismo che non è tipico solo stagionale ma anche destagionalizzato. Non so quale può essere l'idea, in questo momento non è compito mio dirlo, però gli operatori vogliono questo per destagionalizzare, quindi ci sono tutte una serie di riflessioni da fare. Ultima cosa e vado via, perché tanto me l'ho preparato tutto, ci sto nei limiti, un minuto ce l'ho. Io ho cercato che il Presidente è uscito un attimo, il pensare che gli assessori pensare che gli assessori al turismo siano assessori al turismo gli eventi, io dico basta. Cioè l'evento sta causando agli assessori l'organizzazione di attività legate esclusivamente alle sagre di paese, perché tanto economicamente solo quelle ci possiamo permettere. E non possiamo perdere il tempo dietro all'organizzazione di un evento, ci sono le agenzie che fanno. Ci sono gli imprenditori che fanno questo per mestiere, che possono offrire ai comuni dei prodotti che sono realizzati in accordo anche con lo sviluppo turistico. Noi abbiamo Pescara Jazz, no? Che è la manifestazione più importante d'Italia, ma è diventata ormai secondaria. Allora, rientra il Presidente Fiducia Alfonso. Nel dire, non è la polizia giudiziaria, no, nel dire soltanto che concludevo di togliere l'etichetta agli assessori al turismo, e agli eventi, perché proprio sul fatto degli eventi gli assessori al turismo cadono nell'equivoco e spendono tutti i soldi per organizzare gli eventi e non spendono soldi per fare promozione turistica. E quindi la realtà è anche questa, cominciamo a far capire agli amministratori che i tempi non sono più quelli di una volta e che bisogna fare un'attività molto più organizzata. Le imprese vogliono dei tempi diversi perché oggi sono quelle più tartassate nel pagamento delle tasse e desiderano che ci sia una parte amministrativa pubblica organizzata a rispondergli al dovere. Grazie Gianni. Sono Vittore, subito dopo Calanda e poi chiedo il Presidente.
Io non ho mai avuto la fortuna di questo livello di concentrazione, quando si è pochi si è concentrati. In 5 minuti, questo era meglio. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, innanzitutto al TB provinciale e comunale. Tra l'altro il titolo di questa iniziativa che apprezzo, lo ritengo molto notevole, credo che sia anche molto efficace per come viene posto. Tante cose già sono state dette e quindi le condivido pure dell'impostazione, in particolare mi pare che Portaucci nell'intervento precedente facesse una fotografia reale di quello che è oggi il turismo nella nostra città, in particolare a Montesilvano. Io credo che una città turistica, affinché conservi questo nome, non città di mare, richieda necessariamente un cambiamento radicale dell'impostazione politica, dal comune alla regione. Ma credo che sia anche necessario un cambiamento culturale nelle persone che poi vivono nel nostro territorio. E quando parlo di persone, in particolare mi riferisco anche alla classe imprenditoriale, alle imprese dei commercianti, ai ristoratori, agli albergatori, ai balneatori. Io non credo che il mare da solo basti a fare il turismo. Io credo che sia necessario valorizzare il territorio, adeguare anche le strutture, curare l'ambiente, migliorare i collegamenti e sviluppare le forme ricettive messe in sinergia tra di loro attraverso delle politiche che poi se ne facciano carico concretamente e su cui puntino con forza allo sviluppo di questo settore. Credo che la politica regionale debba assolvere un ruolo di mettere in rete i vari punti, il mare, i monti, le città d'arte, il turismo gastronomico, ma bisogna anche intervenire, adeguare i collegamenti tra porto, aeroporto, strade, autostrade, ferrovie, perché credo che in assenza di progettualità di questo tipo sia complicato poi dare una risposta concreta allo sviluppo del turismo. Però è chiaro che giustamente la CGL, come io cerco di rappresentare, viene qui a porre anche all'attenzione una questione che a dir la verità fino ad ora non è stata discussa, cioè il lavoro che c'è nel turismo, che poi non si può pensare che il turismo sia tale e non si parla di quali siano le condizioni dei lavoratori del settore. Allora, premesso che lo consentiranno, anche se sono ospite in casa PD, che siamo in un giorno particolare oggi, dove si celebra secondo me il funerale del diritto del lavoro, visto che ieri c'è stata l'approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act, che sostanzialmente hanno chiuso una partita, hanno creato uno scempio su quello che è il lavoro, che è stato dequalificato, che è stato svilito in valore, e quindi siamo qui anche a parlare di questo, dove i licenziamenti diventano più facili, dove il precariato rimane sostanzialmente inalterato, dove si cita la nuova occupazione, l'occupazione che crescerà perché le imprese non avranno più alibi, staremo tutti a vedere. Dico che il turismo, affinché si sviluppi maggiormente, debba valorizzare la qualità del lavoro, perché credo che bisogna superare certe impostazioni che hanno ancora tanti imprenditori e tante imprese, che piuttosto che cercare un lavoro di qualità, cercano un lavoro a basso costo, quindi di bassa qualità, e un lavoro a basso costo e di bassa qualità necessariamente comporta anche una capacità attrattiva turistica nei confronti del turismo o del turista, che non può essere adeguata rispetto a qualcuno che prima ci diceva come funzionavano le politiche turistiche anche di qualche chilometro più a nord di noi, dove è necessario valorizzare e qualificare il lavoro, dove è necessario che i lavoratori abbiano delle forme contrattuali che siano congrue, che siano quantomeno rispettose della dignità delle persone, piuttosto che essere mal retribuite, piuttosto che non avere un contratto,
piuttosto che spesso lavorano in nero, e quindi credo che bisogna anche porre l'attenzione su questo aspetto. Dicevo di stare nei tempi, dico solo per concludere che credo che se vogliamo che questa città diventa una città turistica, non una città sul mare, debba comunque anche assumere l'impegno di qualificare il lavoro. Grazie. Sì, grazie. Paolo Caranca del circolo del PD di Montepulciano, che ha anche il compito un po' poi di aiutarci a portare avanti questo lavoro come circolo del PD di Montepulciano insieme al partito provinciale, questo lavoro che è stato avviato oggi ma continua. E si spera, ma innanzitutto credo che sia l'intervento, come diceva il mio amico Antonio Di Berardino, più difficile, perché sono state dette tante cose, su molte sono d'accordo con il professor Paolini, molte cose che ha detto all'inizio, addirittura, voglio dire, io qui sarò a parlare in 5 minuti 5 dei grandi eventi, io mi occupo da una decina d'anni di uno dei più importanti eventi, il Premio Venezia, che si svolge in Lunigiana, ad Aulla, che è iniziata da Ulla, che è un paesino molto più piccolo di Montesilvano, che l'unica attrattiva che aveva era una statua di Craxi, dove, fatta dal sindaco Barani, qualcuno lo conoscerà, chi se ne ricorderà. E allora che cosa aveva a Ulla più di Montesilvano? Assolutamente nulla. Montesilvano ha molte più capacità, molte più possibilità, si trova, come sappiamo, al centro di una situazione importante, che può creare un indotto culturale, un indotto turistico, perché poi la cosa più importante della cultura è ciò che riesce a creare, l'indotto che riesce a creare. Però appunto parlavo prima di Taucci, secondo me la cosa da evitare, che veramente riporterebbe la politica anni luce indietro, è quello che si è fatto fino adesso, cioè l'unica prerogativa di un assessore alla cultura o al turismo che sia di un comune, di una provincia, di una regione, era quello di fare il numero dell'agenzia, quanto costa, va bene, portalo e facciamo la festa. Non è più assolutamente così. Ci sono due punti indispensabili su cui si deve concentrare una città, e soprattutto credo una città come Montesilvano, che potenzialmente ha veramente molte possibilità. Una è l'esclusività degli eventi, cioè far venire delle persone, ovviamente ci si deve affidare dei professionisti del settore che non diano l'impressione che l'evento, che la cultura dell'evento venga comprato e venduto. Si devono coinvolgere dei professionisti a livello nazionale, partendo da personaggi che stanno qua e che sanno convincerli, perché li convincono sull'esclusività dell'evento che si fa a Montesilvano e sulla longevità dell'evento che si fa a Montesilvano. Deve finire la logica per cui le amministrazioni che si susseguono, addirittura prima di destra e di sinistra, ma addirittura anche le stesse di sinistra, quando cambiano amministrazioni si ricomincia da capo sulla cultura e sugli eventi. La cultura deve nascere dal territorio, si devono fare eventi e intendere la cultura partendo dalle specificità del territorio. Quando 2 anni fa feci un Montesilvano d'autore qui a Montesilvano, partimmo dalla specificità del territorio, partimmo da un simbolo di un figlio del territorio che era Antonio Zimei, un quadro che riguardava la musica, insomma, di uno dei suoi, dei suoi quadri. Fare delle cose irripetibili che sono solo qua e che siano longeve, che diano la sensazione di una continuità, perché solo nel tempo queste cose poi possono creare indotti economici, perché il turista che va in una città vuole essere accolto, ma vuole qualcosa di irripetibile che ogni giorno si costruisca su quel determinato territorio. Quindi deve cambiare la metodologia culturale, si deve andare oltre il concetto dei 5 anni di amministrazione, uscendo fuori assolutamente dalla logica dell'assessore alla cultura che fa il numero dell'agenzia, compra l'evento, fa la festa e fa divertire i cittadini una volta tanto. Non si devono accendere i fari della Riviera una volta, una sera e 5 notti, deve essere una sensazione di continuità. Tutto ciò che stavamo facendo a Montesilvano d'Autore poi
come si è fatto per esempio a Pescara con il concerto di Roberto Vecchioni, di Samuele Bersani, abbiamo portato degli eventi come il premio Venezia e il premio Tempo qui a Montesilvano. Ma perché si è fatto tutto questo? Si è fatto questo perché ci sono state delle sinergie che facevano vedere che a Montesilvano nasceva qualcosa, si creava qualcosa, si muoveva qualcosa. E non si trovavano a Montesilvano personaggi che acquistavano eventi, come dicevo prima, per far ballare la cittadinanza, che ci vuole anche, insomma, perché è anche molto importante, però bisogna far vedere che c'è una metodologia culturale che nasce dal territorio stesso e che sgorga dallo stesso territorio e dalla tradizione del territorio, che possa quindi creare nel tempo indotto e turismo, che poi sono le cose più importanti rispetto anche a tutto ciò che hanno detto quelli che mi hanno preceduto.